domanda, un piccolo sottintendo. Ok. Benvenuti and welcome to Scuola Normale Superiore. It's a pleasure to have you here today. Just a quick welcome from me and from the representative of the City Hall and our preside. This year, when we opened up the academic year, I showed this transparency that will eventually appear. It was the 205th inauguration day for Scuola Normale Superiore. And in the last several years, I have shown the decree that created the Scuola Normale Superiore that you see over there. This is the transparency they're using in that case. If I open it up a little bit more, you see that the original mission of the Scuola Normale Superiore was to train professors or teachers, if you wish, in the empire. The idea at the time was that in the Italian-speaking regions of the empire, we needed people like you to train the new generations of the empire. This original mission is still in our DNA, as we say today. Napoleon would not have used that expression, of course, but it is in our DNA. And so it is always a pleasure to host such activity here. The person that for us made the difference is Professor Isabella Marini, as you know, a real institution at Scuola Normale Superiore. She explained to us the opportunities, she stimulated us to have a more active role, and we are very grateful to her. So if I look at the objective of the program, maybe we should change the format so that the whole thing is visible. Okay, there you go, perfect. Again, it's all things that we have been working on in the last years here at the Scuola, mostly, again, with Professor Marini. We believe we can help. We hope we can help. We could help more than we do, that's for sure. But at least now we are starting and we are trying. We are available, first of all, in sciences, of course, but we are also open in other directions. And since it's always nice to give good news to people, I can also tell you that also the Italian Ministry of Istruzione, Università e Ricerca believes that we should have a role in this respect. And we have signed a three-year agreement with the Minister that will transfer some funds to Scuola Normale exactly for this purpose. So professors being involved in the Scuola Normale and vice versa. What we believe strongly, and that's the point we made with the minister, is that we believe you should be the main actors. We don't believe so much in having you passive listeners to seminars, etc. That can be interesting too, but that cannot be the only means. We believe you have the experience and the ideas, you just need more opportunities to advance the ways we do training in this country. So that's the way we're going to use these resources. And I think also these resources will be able to complement what was made available within the European framework of this project here. So I'm confident it's going to be fruitful years and work. I am confident also that the regional ministerial authorities and the minister will be able to appreciate this and give us the support that we all need, especially in terms of the professors and teachers that will take part in this initiative. For anything that we can do, you know, you can count on us and just let us know. Se possiamo, lo facciamo molto volentieri, come sapete. In all different, from all different points of view. Another entity of importance, of course more important than Scuola Normale, is the local political administrative authorities, and you all know our assessora, whoops,
our assessora, among other things also of equal opportunities, so I have to be very careful of how I speak. So Marilou, if you want to say a few words yourself, that would be very nice. Thank you, and thanks to the director of the Scuola Normale for his enlightening words, and also for the very good news. This agreement with the ministry is really an exceptionally good news. We are very proud to host this meeting, this starting meeting of the Erasmus Plus project test for several reasons, which I already shared with a few of you this morning at the municipality of Pisa, and that I will very briefly outline now. The main reason is that is essentially the same reason as the one that Professor Beltram has just outlined, and meaning that science in our schools, and mainly more than even before than science. All what is connected to research and innovation in learning processes is really at the heart of the way in which the school system might work. We have every day different problems to solve. Learning problems to solve the way the learning process works, and the way also the classroom evolves every day. And there is no model that might work for this. So we cannot set a model that can work for all possible situations. So there is not a model. All what we can put together at work is an environment in which persons with different competencies may work together as in a research group is done, usually doing science or doing research in other disciplines and with other activities, and doing research to innovate, meaning just to generate new ideas for learning processes. So this is what we must do. And for this, I must say that up to now, the school system in Italy has not been really good for this kind of action, because training of the only kind of activity that has been pushed forward by the ministry has been maybe some training for teachers, but according to the model that Professor Beltram was telling before, so. Teachers from that in that side of the room of the classroom, and from this side of the this side of the fence, someone else speaking and feeling, precisely the same thing, kind of thing that every teacher tries to avoid in a classroom with his or her own students. On the other hand, training never comes about without research. And in the school system, we speak about research for learning processes. So these two activities are to be put together. And it is a responsibility of the institutions, the ministry, the local
governments like the Tuscany region government, the local authorities like the municipalities, to provide environments and sometimes also resources. Well, the ministry certainly, the municipalities, it depends because schools are state schools normally. We do this, we put resources, of course, for our schools, our nurseries and kindergartens, of course, but sometimes we do it also for state schools. So resources to provide teachers and of each kind of all possible kind of high of degrees of education from kindergarten to university education, resources and environments to make research. So this is the very important and crucial, I would say, activity, and is, I think, the center at the center of the project test, for which the municipality has provided a partnership, providing also other resources that are come from the funding of the municipal budget and that are can be used in parallel or in an integrated way with respect to the resources that come from the European Union. We have, and this is the last thing I'm going to say, we have a second Erasmus Plus project that is funded for PISA, and it is a project named Digital Schools of Europe. The project has as partners, the network, sorry, has as partners PISA for Italy with two schools of our town, and then other seven countries, municipalities from seven countries, and two schools for each municipality. And the countries are Sweden, Denmark, Finland, where I'm going to go tomorrow, and Spain, France and Portugal, besides Italy. So we are really eager to work in parallel to these Erasmus Plus projects because for different reasons, but they are an exceptionally good possibility for our town, for our community, and our educational system to exchange good practices and improve our way of doing in this sector. So good work, and a special thank to the Scuola Normale because this commitment that the Scuola has decided to take with respect to the training of teachers, which was, as Professor Beltran was saying, the very first mission of the Scuola, is a very important opportunity not only for our town, but for the entire whole country and also Europe, because we are going to introduce the competencies of Scuola Normale in a European context. From that very first moment of the Scuola Normale history, Fabio, not many things have changed with respect to the needs. Perhaps the only thing that has changed is that there is not an empire, perhaps. Grazie Marilu, anche di queste parole non gentili sul sistema che hai dato alla fine. La giornata ora prosegue, credo, in lingue miste, credo, mi pare di capire, con una certa presenza di italiano, quindi per non mettere l'imbarazzo il professor Valli, vi parlo un po' in italiano, così l'ho messo in imbarazzo contestualmente.
Il lavoro di oggi è un lavoro importante, ma è soprattutto importante quello che dovrà avvenire nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Come vi dicevo prima, ci piacerebbe essere utili in questo processo. La scuola normale è disponibile non soltanto con degli spazi, disponibile anche con delle risorse, come vi dicevo, quelle che arrivano dal Ministero e quelle che la scuola ha messo dal proprio bilancio. Quindi conto che qualcosa succederà e che potremo esservi utili. In questi anni spero che riusciremo a coinvolgere ancora più la comunità della scuola normale anche in altri settori, oltre a quello delle scienze, proprio per ritornare alla nostra missione, alla nostra missione originaria. Vi auguro quindi un buon lavoro, oggi e ripeto soprattutto nei prossimi anni, sono certo che avremo altre occasioni di vederci, non soltanto spero in queste occasioni più formali che segneranno il progresso del progetto con le fasi di verifica eccetera, ma anche nelle altre attività che la scuola offre che sono aperte a voi come a tutta la cittadinanza, gli incontri pubblici sono il primissimo esempio, ma anche le altre attività che la scuola organizza, voi siete sistematicamente, come sapete, invitati e siete i benvenuti. Grazie quindi a tutti quanti, buon lavoro e buona giornata, e chiederei quindi di venire qui al tavolo al professor Valli, c'è già, alla professoressa Marini e Catherine, che penso sia la prossima persona che interverrà, e poi andiamo a saturazione di sedie. E quindi grazie mille, arrivederci a tutti e buon lavoro. Buonasera a tutti e grazie della partecipazione. Chiaramente mi fa piacere presentare questo progetto che coinvolge diverse scuole delle pisane e anche livornesi. E chiaramente questo progetto è, diciamo, attività anche con realtà esterna all'Italia. Io prima di tutto vorrei ringraziare tutti i docenti che sono dati da fare per creare questo progetto, perché senza il loro lavoro chiaramente non avremmo avuto queste possibilità di questo lavoro che si svilupperà in questi 3 anni. Il progetto in realtà è nato con una prima fase di un altro progetto, che era Shen, un paio d'anni fa, in cui qualche docente ha cominciato a mettersi insieme, a parlare e a vedere se era possibile creare e aumentare in sé la mentalità scientifica nelle scuole, dare un apporto per l'incremento scientifico nelle scuole. E da lì nacque un progetto che fu chiamato Shen, che in realtà era finanziato dal nostro ministero. Come si dice, lavorando insieme si impara e ci coinvolge. Ecco che da questo si è andato ad elevare il grado di richiesta. Quindi si è pensato a un'altra possibilità, ampliamo, non rimaniamo nei nostri confini italiani o nei nostri confini regionali, vediamo di ampliare. Ed ecco che Erasmus, in realtà Plus, ci ha dato la possibilità di creare questo progetto. Quindi il progetto in sé e la rete è nata proprio in questo modo, banalmente da incontro tra colleghi, una discussione, una analisi e poi, come si dire, perché non si mettiamo insieme. Questa è la realtà della rete e si sviluppa in questi giorni anche qua a Pisa con varie attività, perché altri progetti stanno nascendo tra le scuole pisane, proprio per creare e mettere insieme le nostre capacità e le nostre competenze. Io non mi addentro nel discorso del progetto stesso, delle linee, delle azioni, perché chiaramente qua abbiamo la professoressa Marini, che è una delle progettiste, che chiaramente amplierà tutti i discorsi sul progetto. Pertanto ringrazio tutti la partecipazione e lascio la parola alla dottoressa Marini. Allora,
Buonasera a tutti. È un buonasera, un benvenuti e sono molto contenta perché è la terza volta che sono qui a questo tavolo che inauguro qualcosa, perché la prima volta è successo nel 2011 con SID, col progetto Scienziami Inquirendo Discere, due anni fa con Shen e adesso con questo progetto europeo. Inizio la mia presentazione con questa immagine, questo quadro di un macchiaiolo che fra l'altro copre una parte del mio titolo, sempre i soliti inconvenienti di Open Office, che è la bimba che studia. Ecco, nel guardarlo, a parte il fatto dell'idea dei macchiaioli, che queste macchie di colore poi contrapposte da lontano davano l'idea dell'immagine complessiva e davano senso e significato ognuna, questa bimba che scrive con questa convinzione, con questa motivazione che gli ha fatto consumare tutto l'inchiostro che è nella bottiglia e che è concentrata sul suo lavoro, ci assomiglia molto. Siamo quasi tutte donne che si lavora, che abbiamo progettato, che si fa ricerca didattica. L'ambiente scolastico è prevalentemente femminile e proprio a noi insegnanti appassionate è venuta sicuramente durante gli anni di insegnamento la voglia di migliorare il nostro sistema di insegnamento, ma anche il sistema scolastico nel suo complesso. Gli strumenti che avevamo a disposizione erano pochi e sono ancora pochi. Devo dire che io ho un'esperienza ormai internazionale perché sono impegnata in vari ambiti. Devo dire che il sistema scolastico italiano forse è quello che lascia più soli i docenti, li sceglie fra i migliori, ma quando l'ha mandato in classe poi non li cura più, fra virgolette. E quindi è difficile per un singolo insegnante poter vedere di incidere, di cambiare qualcosa. Ma proprio durante gli anni di insegnamento poi ho capito che la soluzione ce l'abbiamo, è quello di mettersi insieme. Cioè, se ci lasciano soli, noi troviamo il modo di metterci insieme, condividere e poi mettersi a fare prima cose piccole, ma sempre cose che lascino il segno, mai fine a se stesse. E poi cose che prendono sempre più piede, si allargano, perché noi insegnanti abbiamo la creatività, la competenza, la passione e tutto quello che serve per migliorare questo sistema dall'interno, poi qualcuno se ne accorgerà, dico sempre, no? Per quanto riguarda l'educazione scientifica, in Italia non è che si parte da zero, però purtroppo noi vediamo ad oggi l'educazione scientifica, che non significa soltanto dare competenze disciplinari ai nostri ragazzi perché possano orientarsi verso gli studi universitari, verso le lauree di tipo scientifico, che è considerata comunque dall'Unione Europea un'emergenza vera e propria, tanto che uno degli obiettivi di Europa 2020 è questo, ma in un ambito più largo un'educazione scientifica di qualità è quella che consentirà ai nostri ragazzi di essere dei cittadini attivi nella società della conoscenza. Quindi la nostra missione va anche molto al di là di quello che è l'insegnamento specifico dei contenuti. E, però, per ora tutto tace da tanti punti di vista. Le indagini internazionali ci dicono che siamo
sotto la media dei paesi più avanzati. E questo non sarebbe un problema, ce ne accorgiamo, mettiamo in atto misure di miglioramento. Invece l'Italia nell'Unione Europea penso che sia l'unico paese o uno dei pochi che non ha una strategia nazionale per l'educazione scientifica. Non esiste. Se andate a vedere in Germania, dopo la prima indagine Ocse Pisa, misero subito su un sistema nazionale con i vari Länder e effettivamente le cose poi sono migliorate. Quindi c'è un po' la consapevolezza, però non si prendono iniziative. Anche se un po' di iniziative devo dire che ci sono state, però non hanno lasciato traccia. Quindi noi insegnanti così appassionati ci siamo messi in gruppo, infatti dietro a tutto questo c'è un'associazione di insegnanti, Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze, e abbiamo cominciato a lavorare, come vi ho detto, prima con cose più piccole e poi con cose man mano sempre più grandi, anche quando avevamo una massa critica, chiaramente. Qui vedete ho messo TEST al centro, il progetto che inauguriamo oggi, e poi le sue varie radici. La prima radice è quella del progetto Fibonacci, che è stato un progetto del settimo programma quadro in cui l'ANISD faceva da partner italiano. È stato il primo progetto sull'Inquiry. Ora, l'Inquiry, gran parte delle persone che sono qui sedute sanno benissimo ormai cos'è. È un approccio complesso all'educazione scientifica in cui i ragazzi vengono messi nella condizione di essere dei piccoli scienziati. Si fa vedere loro un fenomeno oppure si parte da uno stimolo che, qualsiasi per sollevare in loro interrogativi stimolanti e da lì, lavorando un po' in gruppo, un po' con la classe intera, un po' anche individualmente, i ragazzi cercano di trovare delle risposte alle loro domande. E come? Provando a interrogare la natura, quindi si inventano strumenti, costruiscono qualcosa o elaborano una strategia che li può aiutare appunto a trovare questa risposta. E poi che cosa succede? Che nel trovare una risposta vengono fuori altre 10 domande e così via. E quindi cominciano a capire un po' qual è, ad assaporare la scienza, cioè come procede realmente la scienza. Diventano dei piccoli ricercatori, piccoli e anche più grandi ricercatori. L'altra radice di questo progetto è questo libro di cui vedete la copertina, ES, che è un libro che hanno scritto tre colleghe della scuola Fibonacci, con il capogruppo era la professoressa Serani, che è seduta là in fondo e non vuol parlare, ma è la project manager di TEST, quindi è la responsabile dell'organizzazione di molte altre cose. Io mi sono occupata più della didattica. E questo gruppo di persone ha scritto un libro rivoluzionario, un libro dove si lavora e si scoprono le cose attraverso gli esperimenti, attraverso le osservazioni, attraverso i fenomeni. Infatti la vendita è stata scarsa, ovviamente. Perché? Perché il grosso è un linguaggio diverso. È come se a uno gli proponessero una cosa in una lingua che non conosce. Quindi bisogna impararla e poi praticarla, e poi piano piano si vede che si vedono i benefici che ci sono. L'altra radice è quest'altro progetto, Scienziami inquirendo discere. Vedete che vicino ci sono i simboli dell'Accademia dei Lincei e del MIUR, perché è un programma nazionale promosso dall'ANISN nazionale, in cui mettiamo dei centri pilota IPSE in tutta Italia. In tutta Italia è il sogno, però partimmo con tre, Pisa era uno dei tre, l'altra era Venezia e Napoli, e adesso, ora vi farò vedere un'altra diapositiva, siamo quasi a 10.
Poi vedete in basso a destra c'è Shen, che è il progetto quello che abbiamo avuto finanziato sempre dal Ministero della Legge 6/2000. E con Shen c'è stato, diciamo, il salto di qualità in cui il numero dei partecipanti è diventato piuttosto grande, perché è stata la prima occasione in cui abbiamo fatto la rete di scuole più larga. E poi vedete c'è l'intervento dell'ANISN e dell'ANIS Pisa, che è la sede locale dell'ANIS, che è quella che io presiedo, e poi la Scuola Normale Superiore, che ci ha supportato, come già vi ha già detto il professor Beltra. Io ricordo sempre che era il giorno del mio compleanno, il 9 novembre del 2011. Io venni a parlare con lui quasi pensando che mi avrebbe detto: è interessante, bello, però noi abbiamo altri obiettivi. E invece mi sorprese e mi disse: sì sì, va bene, proviamo. E da allora è stata una collaborazione sempre più importante. Vi dicevo della rete di scuole, qui segnate con delle faccine, e su un disegno di Leonardo, che rappresenta proprio, diciamo, l'ultima parte del bacino dell'Arno, ci sono le scuole disseminate sul territorio. E le faccine verdi sono gli istituti comprensivi, quindi sono scuole che comprendono al loro interno molte altre scuole. Poi ci sono i blu, sono i tre istituti superiori, che sono il liceo scientifico Fermi di Cecina, il liceo Pesenti di Cascina e la mia scuola, il liceo scientifico Dini di Pisa, in cui io lavoro da ormai più di 15 anni. Ecco, è una scuola dove ho trovato un ambiente molto stimolante dal punto di vista della ricerca didattica. Ci sono dei colleghi compianti, tipo il professor Pappalettere, che sono stati veramente delle colonne nella ricerca didattica nel campo dell'educazione scientifica. È una scuola che ha cercato di resistere alla batosta della riforma Gelmini, non benissimo dal mio punto di vista, che si poteva fare molto di più. È una scuola che, diciamo, la cui importanza dal punto di vista della ricerca didattica, dello stimolo complessivo dato alle menti dei nostri ragazzi, l'altro anno c'è stata un'indagine della Fondazione Agnelli, in cui hanno visto i risultati universitari degli studenti dei primi due anni, e in base a quello hanno stilato la classifica dei migliori licei d'Italia. Ecco, il liceo Dini era perché quello lì era il liceo pre-Gelmini, perché questi ragazzi qui non l'avevano sentita la riforma, era il miglior liceo scientifico della Toscana e il terzo miglior liceo d'Italia. Questo per farvi capire che tutte le cose, poi alla fine, le pennellate dei macchiaioli, alla fine tutto il quadro è importante, qualsiasi pennellata, perché vivere in un ambiente dove ci sono strumenti, dove ci sono persone esperte, in laboratorio, dove uno può mettere su quello che gli passa per la testa e confrontarsi con docenti esperti e avere un confronto costruttivo, è una cosa veramente molto importante. Ecco, dal nostro particolare della rete delle nostre scuole, vedete, ho allargato con i partner di test, di cui non vi parlerò nello specifico perché ci sono i colleghi, c'è la professoressa Gugione e il professor Ravanis che ce lo racconteranno, ma abbiamo il partenariato è con l'Università della Bretagna Occidentale, l'ESPE, quindi Francia, l'Università di Patrasso, Grecia, e poi l'Università di Malta, e la professoressa Gatt non ha potuto purtroppo essere presente. Questo vi dicevo dei centri pilota SID, non mi dilungherò su questa, attualmente quelli attivi sono questi, e poi ne stiamo mettendo su un altro in Sardegna e un altro fra Messina e Reggio Calabria.
Questo semplicemente per dirvi che esiste il livello locale, esiste un contatto immediato di livello nazionale, cioè questa comunità di pratica, di insegnanti che sono esperti e diventano, diciamo, diventano punti di riferimento importanti uno dell'altro e progrediscono nella loro didattica, è una cosa appunto reale. Qui, sempre fra le attività realizzate in normale, ho riportato alcune foto del progetto Shen e in alto a destra ci sono i nomi delle mie collaboratrici, delle altre bimbe che studiano e che finiscono l'inchiostro, che rubano tempo a tante altre attività per migliorare la qualità dell'educazione scientifica non solo dei propri alunni ma anche degli alunni degli altri, perché è questo quello che in realtà facciamo. E una delle cose che faremo con test sarà quella di allargare il numero di questi docenti esperti che sono fondamentali per la diffusione del progetto, perché io sono una, quindi non potrei farlo mai. Questa è in parte l'inaugurazione di scene, in parte vedete i bimbi che fanno vedere i propri lavori nel cortile qui della scuola normale. Nella foto accanto al professor Beltram ci sono due persone che sono state molto importanti anche loro per questo, anche per test, che sono a sinistra il professor Maffei, che è il presidente dell'Accademia dei Lincei, che ha creduto, diciamo, nel progetto SID, e tanto è vero che è stato uno dei principali artefici del suo inizio, e l'altra è la professoressa Barzacchi, che è il rappresentante dell'Accademia dei Lincei qui su Pisa, con cui collaboro benissimo da diversi anni e con cui organizziamo sempre nel periodo gennaio-febbraio Le Frontiere della Biologia, che è un'iniziativa molto gratuita dei docenti delle scuole superiori. Qui è complessivamente partner del progetto. Vedete il capofila, l'Istituto Comprensivo Fibonacci, la rete Astra, vedete c'è messo Astra più, perché in realtà la rete Astra sarebbe soltanto della zona di Pisa e dei comuni limitrofi. In realtà abbiamo anche Livorno, Cecina, quindi è più larga la rete di scuole. I tre partner nazionali di cui vi ho già detto, la scuola superiore che va da una parte, diciamo, organizza le attività, gli eventi, i meeting, e dall'altra invece c'è tutto il supporto degli scienziati che parteciperanno con noi nei gruppi di ricerca didattica. Poi ci sono le tre scuole, ve l'ho detto, il liceo Dini farà da referente di tutta l'area di Pisa. Quindi tutti gli istituti comprensivi di Pisa saranno coordinati dal liceo Dini, il Pesenti coordinerà invece quelli della zona appunto di Cascina e il liceo Fermi di Cecina coordinerà tutta la zona di Livorno. L'ANIS Pisa darà il supporto per quanto riguarda la formazione e chiamerà anche eventualmente esperti esterni per quello di cui avremo bisogno. E poi abbiamo altri due partner molto importanti e graditi, devo dire. Uno è un'agenzia di valutazione esterna. Con Shen noi avevamo già fatto una valutazione un po' pionieristicamente, sapete che oggi siamo tutti alle prese con RAV e noi ci eravamo già autovalutati per vedere quali erano i punti critici, per vedere i miglioramenti, l'avevamo già fatto questo lavoro, però l'avevamo fatto da soli internamente. Invece adesso abbiamo un'agenzia esterna che ci valuta, e questo devo dire che i valutatori dell'Erasmus è una delle cose che ha apprezzato, anche se devo dire la professoressa Serani, quando arrivò il report della valutazione, mi telefonò, mi disse: mi sono venute le lacrime agli occhi da quanti complimenti ci hanno fatto. Effettivamente in tante parti ci hanno dato il massimo, 30 trentesimi, c'erano soltanto delle piccole pecche, diciamo.
E poi l'altro partner è l'USR Toscana, quindi l'organizzazione, il Ministero, l'organizzazione di tutte le scuole statali toscane, e quindi è una collaborazione nuova per noi, quindi ci aiuterà nel diffondere, nel dare, diciamo, dare visibilità alla nostra iniziativa, e poi magari potremmo diciamo, collaborare anche per altri aspetti. I destinatari del nostro progetto sono al solito i docenti, perché voi sapete moltissime le analisi europee di tutti i problemi che ci sono per diciamo, la disaffezione agli studi scientifici dei ragazzi. La ricetta è che dobbiamo avere degli insegnanti bravi, che sono loro il motore del cambiamento, saranno loro il motore del cambiamento. Infatti tutti i progetti europei di spessore sono tutti progetti di formazione docenti. Formazione non fatta tipo aggiornamento, cioè con un seminario e poi quel che succede, succede. Formazione fatta seguendo le persone, dandogli un supporto, facendo capire che esiste una comunità di pratica, di esperti, in cui puoi sempre avere, non dico risposta alle tue domande, ma persone che ti ascoltano e che ti aiutano nel risolvere certi problemi, oppure ti danno indicazioni per progredire con il lavoro. Ho elencato, perché molti penso che conoscano già gli altri progetti e quindi molte cose sono in comune, le novità. Allora, faremo primo una formazione dei formatori, che sarà il primo evento che faremo. Ora poi c'è una diapositiva sulla scansione dei 3 anni. La seconda, la formazione dei docenti sperimentatori. Uno potrebbe dire, sì, ma questa si faceva già. È vero, però vorremmo coinvolgerli nella fase di progettazione, almeno nella fase finale di progettazione e di ricerca didattica, e soprattutto per quanto riguarda gli aspetti della valutazione e della valutazione delle competenze. E questa è una parte che, per esempio, nel progetto SCEN ancora mancava. Infatti abbiamo presentato un altro progetto, SCEN 2, vedremo se poi ci approveranno anche quello. Poi ci sarà un sito web dedicato, e anche questa è una novità. Sito web dedicato dove ci saranno le informazioni strada facendo sul progetto, ma ci sarà una sezione dove ci saranno le risorse, gli strumenti che man mano che avremo progettato, validato e implementato saranno messi lì e poi verranno diffusi alla fine del progetto. L'altra cosa nuova che faremo è un'attenzione, un utilizzo delle TIC, quindi di tutto quello che è multimedialità, software, digitalizzazione e tutti gli aiuti, supporti che possiamo avere per quello che è la didattica. E poi del monitoraggio e valutazione ve l'ho già detto, che avremo questa cosa esterna, e quindi anche questa è una novità per noi. E quello della valutazione è una cosa importantissima per noi, perché ci serve proprio per migliorare. Molti pensano che il rapporto di autovalutazione sia una sorta di giudizio distruttivo, per cui sapere che esiste una criticità quasi potrebbe essere vista come una vergogna. Invece no, le criticità è bene che emergano, perché poi si trovano delle strade per superarle, e se non viene fuori poi neanche si possono trovare i correttivi. Quindi questa cosa qui è proprio sempre connaturata con noi da sempre. I risultati qui ne ho scritti alcuni. Chiaramente la diffusione di questa nuova didattica delle scienze, avere dei docenti esperti che a loro volta, cioè l'idea del avere dei docenti che poi faranno, che poi formeremo come formatori, significa mettere in atto un circolo virtuoso per la diffusione, perché il nostro obiettivo poi è quello di coinvolgere. Stamattina stavo pensando di come cominciare a coinvolgere qualcuno di Lucca, di
appunto allargare e diffondere il progetto, sempre però tenendo presente la qualità. Ecco, questa cosa qui, per questo ho detto, siamo poche, abbiamo fatto il massimo che abbiamo potuto fare con le nostre forze, abbiamo bisogno di più persone preparate, però la qualità su questo non sarà una cosa che terremo sempre presente per prima. Poi produrremo una serie di percorsi che metteremo a disposizione poi di tutti, percorsi chiaramente con tutti gli aspetti legati al laboratorio, all'utilizzo di strumenti, forniremo a tutti i docenti che partecipano dei kit con dentro tutto il materiale già pronto per sperimentare, ci sarà quindi una banca dati e poi appunto la diffusione del materiale. E poi con i nostri partner, collaborazione transnazionale, il valore aggiunto che tutto questo avrà, perché quello che vi ho detto è in sostanza il potenziamento del centro pilota e di quello che avremmo potuto fare da soli. In realtà qui c'è un valore ulteriore aggiunto che partirà proprio dall'analisi delle diversità che stiamo facendo da ieri, perché da ieri fino a venerdì i colleghi sono riuniti insieme a noi, lavoriamo mattina e pomeriggio per fare l'ultima progettazione. Ed è emerso subito che queste diversità che ci sono potrebbero essere anche un ostacolo a quella che è la collaborazione, perché i nostri sistemi scolastici sono diversi, le modalità di formazione docenti sono diverse, perché in Italia, per esempio, la ricerca didattica come disciplina accademica non esiste, si fa nelle scuole, loro invece, avete sentito, sono tutti afferenti a università, quindi loro sono dei veri esperti di didattica che lavorano solo per quello. Noi ci abbiamo anche l'interfaccia con gli alunni, siamo diversi, però questa diversità, essendo io biologa, la biodiversità è una grande ricchezza, quindi dovremo mettere a frutto queste differenze in modo che diventino valore aggiunto l'uno per l'altro, in modo da che la collaborazione ci serva per arricchirci reciprocamente. Poi quindi la ricerca che faremo insieme sperimentando cose nuove o cose che gli altri partner hanno sperimentato e noi no, o viceversa, identificando appunto modalità unitarie, non uniche, di approccio e cercheremo di lavorare per esempio o sulle stesse tematiche, sicuramente con lo stesso metodo e con la stessa strategia didattica. E poi una parte del progetto prevede lo scambio fra docenti e docenti esperti fra le varie università, e anche queste visite reciproche non farà che arricchire il progetto. Concludo col quadro di un altro macchiaiolo, questa è la libecciata di Giovanni Fattori. Ecco, vedete, c'è da una parte c'è un alberino un po' stentato e di là c'è questo gruppo di tamerici che sono piegate ma che sono lì bel saldamente attaccate al substrato. Ecco, avremmo potuto essere come l'alberino lì isolato che forse fra pochino cadrà. Invece con il metterci insieme e il trovare delle persone che hanno e delle istituzioni che hanno creduto in noi e ci hanno messo a disposizione tante opportunità dal punto di vista logistico, dal punto di vista scientifico, dal punto di vista della considerazione, dell'organizzazione, ci ha fatto mettere a sistema tutto questo. E quindi spero che alla fine del progetto magari quell'albero lì, invece che essere piegato dalla libecciata, magari è in primavera bello rigoglioso con fiori e frutti che tutti raccoglieremo. Vi ringrazio. Scusate, non ho detto che se avete qualche domanda, qualche curiosità sul progetto, magari la facciamo alla fine della sessione.
e poi alle parti organizzative risponde la professoressa Serani. C'è già la presentazione? È già dentro. Non so come fare per metterla. È qui? No, è sul... Sul desktop? Sì. Qual è? Si chiama 24. Ecco, vai. Un po' poi. No. Facciamo così, prossimo. Già. Non si. Sì, vedete? Scusate, vi presento Catherine Goujon, una ricercatrice dell'ESPE che lei vi presenterà. Io ho conosciuto Catherine nel 2010. Nel 2010 all'Accademia dei Lincei, quando iniziò SID, e il partner di SID era la Fondazione La Maine à la Pâte francese. E quindi noi chiedemmo a loro se ci mandavano due formatrici che sapessero l'italiano, perché i nostri docenti non sapevano, si era visto che avevano difficoltà con le lingue. E allora ci mandarono due docenti, una era Catherine, che sentirete sa benissimo l'italiano, anzi si è laureata anche in italiano, e ci fece un bellissimo percorso sulla Luna che poi abbiamo utilizzato, ci è stato utile per partire con altri percorsi che noi abbiamo fatto e allargato sulla Luna, e è venuta alla fine di ottobre per due settimane a Pisa e ha visitato un po' di scuole, un po' di classi per avere il polso un pochino della situazione. Adesso è qui per l'inizio di questo progetto. Ok, allora devo... No, cedo. Allora vorrei parlare un po' della situazione in Francia, e ringrazio Isabella e anche la scuola normale di accoglierci, perché il soggiorno è bello e pensiamo che il progetto sarà, come dire, fruttuoso. Dice? Sì. Sì. Ok. Allora, la domanda era di presentare la situazione in Francia, il contesto francese. E, ecco la Francia. E noi sono venuta con Alain, che è qui, che sta facendo una foto. E veniamo dalla città di Rennes, che è la capitale della Bretagna. A Rennes c'è la sede dell'ESPE di Bretagna. ESPE è la scuola superiore del professorato e dell'educazione della Bretagna. L'ESPE è una scuola che dipende dall'Università di Bretagna Occidentale, la cui sede è a Brest, cioè a 250 chilometri da Rennes. Vi spiego questo perché cambiamo, in pochi mesi cambiamo università, cambiamo molte cose, quindi vi spiego un po' come funzioniamo. Abbiamo cinque, forse dobbiamo dire plessi, in cinque città della Bretagna, e vedete Brest, Saint-Brieuc, Rennes, Vannes e Quimper. E dunque dipendiamo da l'UBO. Ma in Bretagna ci sono tre altre università, due a Rennes e una nel sud della Bretagna. E le quattro università fanno una comunità di università che si chiama Università Europea di Bretagna. Ma questa adesso deve sparire,
dobbiamo fare una comunità ancora più larga con quella della regione che sta vicino alla Bretagna, che è la regione della Loria, paesi della Loria, e hanno già una comunità anche loro. E faremo con l'Università Europea di Bretagna e l'Università di Nantes, Angers e Le Mans una nuova comunità che si chiamerà Università di Bretagna e della Loria. Ecco, una molto grande comunità di università. E dunque non sappiamo ancora, questo si deve fare in gennaio, non sappiamo ancora che cosa succederà delle ESPE, delle scuole, perché ne hanno una anche loro. Ecco, allora, noi siamo dunque a Rennes e nel progetto abbiamo anche un insegnante che viene da Quimper. Dunque il progetto non è solo è l'ESPE di Bretagna, ma con una del plesso di Quimper. Noi facciamo la formazione dei professori e abbiamo il livello in cui lavoriamo è quello del master, che corrisponde alla vostra licenza specializzata. La laurea magistrale, forse. Specialistica, ecco. Dunque abbiamo un master che si chiama Mestieri dell'insegnamento e dell'educazione e della formazione. Dunque abbiamo studenti durante 2 anni e quando escono sono insegnanti. Formiamo insegnanti delle scuole elementari e materne, tutti insieme. In Francia non facciamo la differenza. Io sono stata formata, per esempio, per insegnare sia in materna sia in elementare. E possiamo cambiare anche nella nostra vita. Quindi ci sono questi professori da una parte e dall'altra parte abbiamo i professori delle scuole medie e liceo. Quelli hanno una specialità, hanno una disciplina e quindi vanno all'università per la disciplina e il lato didattico lo vediamo nella nostra scuola. I maestri delle scuole elementari e materne imparano tutte le discipline. Da noi il maestro fa tutto nella classe, cioè una classe di ragazzi ha un solo maestro e dunque formiamo in matematica, scienza, ginnastica, tutto, i futuri professori. Ho messo anche così per vedere il numero di studenti che abbiamo. E nel secondo anno vanno nelle scuole la metà del tempo, ma soli, hanno in carica una classe, 2 giorni e mezzo in ogni settimana dell'anno. E l'altra parte della settimana vengono alla scuola normale, prima si chiamava così, all'ESPE. Abbiamo 2 altri master, abbiamo un master dedicato per i ragazzi disabili. Pochi studenti, vedete, perché sono poche, abbiamo ancora noi classi specializzate e abbiamo anche, non sono classi, sono persone che intervengono nelle classi e quindi dobbiamo formarli. E abbiamo anche un master, da quest'anno abbiamo
aperto un master di ricerca in didattica. Sono specialmente insegnanti, già che hanno un po' di esperienza, che seguono questo master per fare ricerca e forse solo fare ricerca con noi. Escono dalla classe, ma questo è in più perché il master funziona il pomeriggio del mercoledì in cui da noi non c'è scuola. Ecco. Vorrei mostrarvi questo che ho mostrato prima di partire ai miei colleghi francesi. A sinistra c'è il vostro sistema, diciamo, semplificato, l'ho trovato su internet. E dall'altra parte vedete come funzioniamo noi. La scuola materna comincia in molte scuole, in molte città, la scuola materna comincia a 2 anni e finisce come da voi alle 6 anni devono entrare alla scuola elementare. Ci rimangono 5 anni. Fino a questo punto è come da voi. Poi noi abbiamo quello che corrisponde alla scuola media, il college, e lì fanno 4 anni. Quindi hanno un anno di meno quando fanno l'esame di fine del college, meno degli italiani. E poi un anno di più. E invece al liceo sono 3 anni. E quindi è qui che per la maturità, il baccalaureato, i ragazzi escono a 18 anni. Poi abbiamo questa licence e questo master. Ok? Allora, ci sono anche cicli all'interno del... tutto sta cambiando, quindi... Questo rimane un po' nell'attualità. Volevo dire altro. Sì, in Francia adesso non abbiamo una ricerca di verticalità. Ho visto che da voi, per esempio, ero un po'... sorpresa perché non lo sapevo, sia alla scuola elementare che alle medie e anche al liceo, voi avete ogni classe ha, diciamo, un gruppo di professori che seguono i ragazzi verticalmente. E questo è molto interessante, non l'abbiamo noi. Quindi, alle scuole elementari un professore a una classe e poi nelle scuole medie e superiori i professori hanno più classi ma non seguono i ragazzi e sono dispersi. Invece noi cerchiamo di avere una coerenza orizzontale. E per questo che quando sono venuta qui a fare formazioni ho molto parlato, per esempio, di cercare a fare ponti tra scienza sperimentale, matematica, linguaggio. Perché da noi questi tre tentiamo sempre di farlo perché è lo stesso professore, alle elementari. Ecco, e tentiamo di farlo anche nelle superiori adesso, cioè far lavorare insieme gli insegnanti di discipline diverse
per fare progetti insieme. Ma questa verticalità non esiste veramente. Adesso vi parlo della la team francese. Siamo in 6 ufficialmente, 7 in realtà. Sono i formatori dunque del progetto test. Ho messo i nomi e anche diciamo il grado. Non è per l'ho fatto perché volevo dirvi che noi lavoriamo molto insieme, ci sono professori di livelli diversi, ma lavoriamo insieme e poi lavoriamo anche con i professori, gli insegnanti che sono nelle classi. E il progetto lo vediamo così in Francia, cioè lavoriamo insieme, tutte le esperienze sono utili, non ci sono quelli che fanno più ricerca sanno certe cose, quelli che sono nelle classi possono sanno anche cose e tentiamo di lavorare veramente insieme. Allora, siamo in 4 per quanto riguarda le scienze sperimentali e 3 per le matematiche. Ho scritto lì che Caresta avevamo un centro di autoformazione di risorse per l'insegnamento delle scienze e delle tecnologie. Questo esiste ancora, ma non abbiamo più diciamo soldi per far per costruire, per continuare. Questo centro è una parte della nostra scuola. Ci sono scaffali con materiale che possiamo prestare agli studenti oppure agli insegnanti che ci conoscono. E prima facevamo anche un accompagnamento, cioè io stavo dietro così e quando arrivava qualcuno tentavamo di adeguare il discorso alla classe e tentavamo di costruire un percorso adatto a ogni situazione. Adesso possiamo solo dare materiale e basta. E con questo progetto noi speriamo di poter trovare un modo di proporre altro che solo materiale. Cosa dire? Sì, posso dire che in Francia, vedremo poi con la Grecia, in Francia siamo più o meno per questo progetto ci occuperemo della materna e degli elementari. Ma abbiamo insegnanti che formano anche i professori delle superiori. Li abbiamo, ma per questo progetto abbiamo deciso di rimanere nella scuola materna elementare. Per le matematiche, la matematica, le colleghe che sono qui hanno molto lavorato sulla materna e abbiamo è per questo che ho aggiunto Tiffen giù, è lei che ha fatto i software che vi proporremo. Va bene? I software che vi proporremo e che tradurremo anche. E loro hanno anche, e soprattutto Caroline ha fatto fa attualmente ricerche attorno agli abaci.
abaci cinesi per imparare a contare la numerazione di posizione e calcolare. Ecco, che cosa posso dire ancora? Niente? Allora, se ho finito. Grazie per l'accoglienza. L'accoglienza? Ah! È un PDF, non posso. Grazie. Ah beh, sì. Lui parla e io sì. La ringrazio Katrin, avete visto che le differenze ci sono fra i nostri sistemi, ognuno metterà in gioco il meglio che ha, loro sono particolarmente esperte appunto per il settore della scuola materna e la scuola primaria e quindi utilizzeremo le loro competenze per questo. Anche la collega di Malta, che non è presente, è specializzata sull'IPSE alla scuola primaria e quindi il suo expertise lo metterà nel progetto, soprattutto in questo settore qui. Ora invito Costantinos. Sì, Ravanis. Lo faccio presentare a Katrin, che lo conosce molto meglio di me. E l'unica cosa che vi dico è che il professore non parla italiano, ma lo capisce, ha detto, però parla molto bene il francese e quindi lui farà la presentazione in francese e Katrin la tradurrà, quindi avrete un pochino di pazienza dei passaggi. Ma forse abbiamo due... Vai. Grazie. Tu ce l'hai. Bon. Bon. Bene. Tout d'abord, je remercie beaucoup. Je voudrais remercier l'équipe italienne, Isabella, Fanna et les autres collègues de l'équipe. Parce qu'ils nous ont donné la possibilité de travailler avec eux dans un projet comme ça. Stop. Dunque, ringrazio tutta l'équipe, la team of Isabella, Vanna, che ci hanno dato la possibilità di entrare in questo progetto testa. Bon, je m'excuse que je parle en français. J'ai eu trois possibilités de parler en grec, de parler en anglais, mais mes anglais sont une vraie catastrophe, ou de parler en français et traduire le Catherine qui était volontaire à la traduction. Donc je remercie. Avete Catherine. Capito? Oh. Donc c'est pour ça que je parle en français. Bon. Mais ils comprennent alors. Ils comprennent. Bon. Ah, je vais commencer à parler en français, en grec. Ah non. S'ils comprennent. Bon. Voulez parler en grec. Notre équipe, on représente l'équipe de Patras, de l'université de Patras. Je suis venu ici avec Glykeria Fragiadaki, qui est une ancienne étudiante de notre département. Maintenant, elle est thésard et aussi elle est enseignante à l'école maternelle. Donc, elle représente lui l'équipe di Patrasso. Elle est venue avec Glykeria, qui est là. Ecco. Che lei insegna in scuola materna, ma che è anche in dottorato per diventare e fare ricerca in didattica delle scienze. Donc, Patras, come vous pouvez voir, c'est une ville, c'est la ville grecque la plus proche en Italie.
nos relations, c'est très intéressant parce que nos relations avec l'Italie sont traditionnelles. Avant la Deuxième Guerre mondiale, on avait à Patras 10 000 Italiens, une communauté très intéressante. C'est la seule ville de la Grèce où on a au centre de la ville une cathédrale catholique et une cathédrale orthodoxe. Mais après, pendant la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de monde italien est parti parce que Patras était occupé par les Italiens, donc la situation était un peu difficile. Mais nos relations avec les Italiens sont continues, dire il y a 200 ans. Allora, Patrasso è la città più vicina dall'Italia e prima della Seconda Guerra Mondiale c'erano 10.000 italiani a Patrasso. E poi, durante la Seconda Guerra Mondiale sono andati via, ma loro hanno ancora relazioni interessanti, molto relazioni con gli italiani. Bon, ça c'est Patras. C'est une ville assez ancienne. C'est pas joli comme Pisa, mais on peut survivre là. Et dans le Patras, il y a l'université de Patras, University of Patras. C'est la troisième université de la Grèce au niveau de qualité. Et au niveau de qualité, c'est dans quelques disciplines, c'est la meilleure. La meilleure université. Et dans l'université, on a 26 départements spécialisés en d'autres disciplines, et parmi eux, c'est notre département, c'est le département de sciences de l'éducation, orientation préscolaire. La città di Patrasso è vecchia, dice che non è bella, non so, non ci sono stata ancora. E poi ha mostrato la sua università, che, dove ci sono 26 dipartimenti di varie specialità, tra cui scienza dell'educazione con un orientamento della scuola materna, da cui lui fa parte. C'est-à-dire, dans notre département, on forme les enseignants du préscolaire, on donne des études de 4 ans, un diplôme en sciences de l'éducation, et ça c'est équivalent avec la licence d'aller, après le concours, comme institutrice dans les écoles maternelles. C'est un concours. Il y a un concours. Après les études. Après 4 ans. Après 4 ans. Per essere insegnanti qui di materna ci sono studi durante 4 anni, e c'è un diploma di scienze dell'educazione e poi fanno un concorso per diventare l'insegnante. E cosa fa? Che fanno ceux qui n'ont pas le concours? Attendre le prochain concours. Quelli che non hanno il concorso non devono aspettare il prossimo. No, il y a des choses à faire, il y a des strutture privée, eccetera. Ci sono strutture private anche che. Anche da noi c'è il problema. Dans le département de sciences de l'éducation, on a un laboratoire de didactique des sciences, des mathématiques et des TIS, et de l'informatique, où nos étudiants passent une partie de ces études en faisant des cours spécialisés pour la didactique des sciences, des maths et de l'informatique. Nel dipartimento di scienze dell'educazione c'è un laboratorio in cui, più laboratori, un laboratorio di scienza, un laboratorio. Laboratorio di matematica, un laboratorio di TIC. E dunque gli studenti fanno corsi di tutto questo durante i loro studi. Come ça, on forme les premiers enseignants de nos structures éducatives. Après l'école maternelle, qui dure 2 ans,
de 4 à 6 ans. Suis l'école primaire, 6 ans. Le gymnasium, le collège, 3 ans. Et le lycée, 3 ans. Dunque formano in questo modo tutti gli insegnanti, quelli della materna che dura 2 anni, 2 anni? 2 anni. La scuola elementare, com'è? 6 anni. 6 anni. La scuola media, 3 anni. E il liceo? 3 anni ancora. 3 anni. Bon. Dans le projet test, notre département et notre laboratoire va travailler seulement avec les classes maternelles. On va former les enseignants pour qu'ils puissent travailler dans les écoles maternelles, déployer des activités scientifiques dans les écoles maternelles. Nel progetto test, loro partecipano solo per le classi materne. Per sviluppare attività scientifiche nelle scuole materne. Come le colleghe italiane e le colleghe francesi, je connaissais qu'elles vont présenter un peu l'ensemble du programme, j'ai choisi de parler sur. Une question très délicate, qu'est-ce qu'on fait avec les sciences à l'école maternelle? Parce que ça, c'est une question qui se pose très souvent, surtout qui se pose par les scientifiques qui ne peuvent pas comprendre qu'est-ce qu'on fait avec les sciences à l'école maternelle. Alors, lui propone di lavorare in una certa direzione che è come si fa a scienze alla scuola materna, si può anche chiedere che cosa sono le scienze alla scuola materna. I scientifici non capiscono che si possa fare scienza alla materna. Invece lui vuole mostrare il contrario. Bon, c'est pour ça que j'ai choisi de poser 3 questions de base et de répondre très vite pour soutenir la presenza dell'école maternelle dans un projet comme le projet test. È per questo che propone di entrare nel progetto facendo 3 domande. Ecco. Bon, le 3 questions sont si l'initiation des jeunes enfants au monde des sciences physiques et naturelles est souhaitable, si c'est possible et si c'est nécessaire. Ça, c'est les 3 questions. Dunque, chiede se fare scienze alle materne è possibile, necessario e non ho sentito, auspicabile, ecco quello che cercavo, auspicabile ecco. In primo. Bon. Pour répondre à la question si les sciences sont souhaitables dans l'école maternelle, on a des bases à discuter. L'une, c'est la base de la science, et l'autre, c'est la base de la société. En tournant partout dans le courant pédagogique classique, traditionnel, et bien répété dans la pédagogie, on peut trouver que dans les plus grands courants de la pédagogie, on touche très souvent, de façon différente, c'est vrai, l'importance du monde physique. Si on cherche dans les traditions de Montessori, je savais très bien en Italie, aux traditions de Froebel, aux traditions de Décroly, des grands courants pédagogiques, on peut trouver partout que l'approche du monde physique, c'est toujours présente. Alors, per quanto riguarda la domanda a proposito della
l'introduzione auspicabile delle scienze nella materna. Lui vede due cose, dalla parte della scienza e dalla parte della società, e dice che l'approccio del mondo fisico è sempre stato rilevante, diciamo, nelle grandi correnti pedagogisti. Li vedete qui, Montessori e gli altri, e quindi può essere una risposta, una prima risposta. Bon. L'autre base, c'est la base de la société, c'est-à-dire, à notre cas, le cas de l'éducation, c'est le programme, le curriculum, les propositions officielles des ministères, des instituts pédagogiques, etc. Si on a à Patras, en commençant ce travail, on a analysé une grande partie des programmes scolaires partout dans le monde, et on a constaté que pratiquement n'existe pas même un programme qui ne touche pas, au niveau préscolaire, qui ne touche pas d'une façon ou d'autre l'approche du monde physique. Donc, c'est-à-dire, les sociétés ont décidé d'approcher le monde physique de la maternelle. Arrivo. Dunque, dalla parte della società, loro hanno analizzato i programmi, i curriculi, in certi, molti paesi del mondo, e si sono accorti che nel mondo non ci sia un programma che non si avvicinasse, dal mondo fisico. Cioè, c'è sempre qualcosa che riguarda il mondo fisico nei programmi in tutto il mondo. Quindi pare essere auspicabile. Bon. Si della parte della società, della parte della scienza tradizionale pedagogica, l'esistenza delle scienze fisiche è toujours presente. Donc, on a un indicateur fort, on a des indices que l'approche du monde physique est souhaitable à l'école maternelle. L'ho detto già. Ok. Ho fatto la... Sì. On passe à la deuxième axe. Le problème, c'est peut-être c'est souhaitable, mais le problème, c'est si c'est possible. Parce qu'on peut envisager... qu'on souhaite d'avancer vers le monde physique, mais si c'est possible. Ici, on a des grands courants de l'épistémologie et de la psychologie de l'appropriation des savoirs, où les recherches dans ce cadre nous montrent que les enfants de la petite enfance construisent c'est penser le monde naturel. Dunque abbiamo visto che è auspicabile, adesso vediamo se è possibile. I correnti di epistemologia, di psicologia, dell'appropriazione dei saperi, dice che i ragazzi costruiscono un pensiero, un modo di pensare del mondo naturale. Quindi è possibile. Donc, le problème réel, c'est pas si c'est possible, mais le problème réel, c'est si on veut voir que c'est pas seulement possible, mais c'est un phénomène physique, pratiquement. Il y a des recherches de psychologues qui disent que à 6 mois, les enfants ont déjà construit
par les lois de la gravité, mais le phénomène de la gravité. Les enfants de 6 mois attendent des choses, si on jette des choses, d'accrocher la Terre. Alors, non, non solo è possibile, ma dice che è umano. E per mostrarlo, i ricercatori hanno mostrato quindi che a 6 mesi i ragazzi hanno già la il concetto, cioè il, non il concetto, ma il, l'idea delle scienze, di quello che è naturale. L'hanno mostrato con le cose che cadono. I ragazzi si aspettano alla caduta. A 6 mesi si aspettano alla caduta di un oggetto verso il basso. Donc le problème, c'est pas s'il y a une possibilité, parce que les enfants approchent le monde naturel. Le problème, c'est si c'est possible pour nous de voir ces phénomènes et de le gérer d'une façon convenable et pertinente. Le problème est de montrer si pour nous est possible de montrer ces phénomènes aux ragazzi. Okay. La dernière question, c'est si c'est souhaitable et possible, si on pose la question, si est nécessaire l'organisation des activités d'enseignement spécialisées pour l'initiation des enfants de l'école maternelle aux propriétés des matériaux, au phénomène physique ou au concept des sciences, d'une façon, comme on dit très souvent, d'une façon de pré-concept. Adesso ci chiediamo se è necessario organizzare attività di insegnamento per l'iniziazione dei bimbi alle proprietà dei materiali, fenomeni fisici, concetti delle scienze. Si on veut travailler avec les sciences physiques à l'école maternelle, il nous faut la construction des activités didactiques très spéciales. Donc, c'est le travail avec les sciences physiques à l'école maternelle, comme à l'école primaire et comme à l'enseignement secondaire, ce n'est pas une auto-construction. C'est un jeu avec des règles. Parce que devant aux sciences physiques, comme enseignant et comme chercheur, sans doute, on a beaucoup de problèmes à résoudre. L'introduction des sciences dans les scuole materne rileva di una costruzione di un'attività didattica molto specializzata e che non va da sé, non è un'autocostruzione, dice che è un gioco con regole che devono essere, che vengono definite, a definire. Devant nous on a des problèmes à résoudre comme le problème de l'approche spontanée du monde naturel. J'ai déjà évoqué l'idée que les enfants approchent le monde naturel de façon spontanée, sans notre intervention, mais l'approche spontanée du monde naturel, c'est une source de l'expérience, sans doute, mais en même temps, c'est une source de confusion. Lui parle d'un problème, il problema dell'approccio spontaneo del mondo naturale. Certo, i ragazzi hanno questo approccio, ma diventa forse un problema ogni tanto. Per lavorare con i bambini, i piccoli bambini, ci vuole un lavoro di extensione dei campi empirici, di referenza, perché molto spesso i piccoli bambini, più spesso i piccoli bambini, fanno una gestione in questa testa, du monde naturel d'une façon très très limitée.
Donc on a besoin d'une extension des références bibliques des enfants. Ragazzi, i piccoli, i bimbi, hanno di solito hanno una referenza un po' troppo piccola del mondo naturale, vedono le cose in particolare e dobbiamo spesso allargare il campo empirico. Questo è un problema, una necessità. Bon, et pour terminer, je m'arrête à ces questions. Un grand problème avec le travail avec les petits enfants, mais un grand intérêt aussi, c'est le développement des compétences et des attitudes par rapport à la technologie. Comme il n'existe pas de sciences physiques loin des mathématiques, il n'existe pas aussi à notre époque des sciences physiques loin de la technologie. Donc, c'est le moment où le travail avec les sciences physiques débouche vers la technologie. Et ça, c'est une chose qu'on peut gérer et élaborer. Dunque, il problema, ma che è anche un interesse, molto un interesse, è che non si può fare fisica senza parlare e senza toccare la tecnologia. E quindi lui propone, e questo funziona, di far lavorare, studiare i ragazzi insieme, scienza e tecnologia, insieme. Bon, il y a 20 ans, on a répondu positivement à ces trois questions. Oui, il est souhaitable, il est possible, il est nécessaire. Et c'est pour ça qu'on travaille sur la production des activités des sciences physiques à l'école maternelle. On va faire ce travail dans le cadre, aussi dans le cadre du test. Merci beaucoup. Grazie. Dunque sono 20 anni che loro hanno risposto a queste tre domande l'auspicabile, possibile e necessaria necessità di fare scienze nelle scuole materne. L'hanno fatto, da 20 anni lo fanno e quindi lavoreranno anche in questo senso nel progetto test. Ringrazio il professor Ravanis che ci ha cominciato a far entrare un po' nello spirito di formazione, ci ha già posto il problema dei nativi digitali, che è uno di quelli che insomma, tutti noi abbiamo sentito, di cui abbiamo sentito parlare. Ora invito la professoressa Bonelli dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana a fare la breve presentazione per il progetto e dell'istituzione che rappresenta. Allora, qui siamo. Come si fa a mettere? Noi ci siamo conosciute per il coro. Lei andava nel coro del Dino. Ora posso. Intanto buonasera a tutti, sono Roberta Bonelli dell'Ufficio Scolastico Regionale, farò l'intervento in lingua italiana, le slide sono in inglese e ho tradotto anche i saluti, così almeno magari, anche se vedo che la platea ormai è diciamo quasi per la maggior parte sono docenti delle nostre scuole. Quindi faccio parte del gruppo di lavoro insieme alla collega Lucia Corti, che avete già conosciuto ieri, e alla collega Eleonora Marchionni, che collaborerà all'interno del gruppo di lavoro, all'interno del progetto. E, intanto appunto ringraziamo la Scuola Normale per questa ospitalità in questa preziosa sede, il Comune di Pisa e l'Istituto Comprensivo Fibonacci che ci ha coinvolto in questa impresa entusiasmante insomma anche per noi. Benvenuti chiaramente a tutti i partner, io il primo giorno oggi riesco ad incontrarli e quindi un saluto a tutti loro. Intanto presentiamoci, anche se può diventare un po' noioso, diciamo che questa piccola presentazione servirà sia a dire
chi siamo, sia a dire anche il contributo che vogliamo dare al progetto, ma allo stesso tempo per trovare un linguaggio anche comune che possa servire ai percorsi di ricerca e ai percorsi di formazione, perché prima abbiamo parlato di competenze, abbiamo parlato di ricerca, di formazione, anche di epistemologia delle scienze. Ora non entrerò nel dettaglio dell'educazione scientifica, ma di quelle che sono anche le recenti indicazioni per le nostre scuole da parte anche della nostra normativa. Quindi magari vado veloce ora su questa parte, ma può essere utile perché tutte queste sigle, l'ufficio scolastico regionale è l'ufficio regionale di un'articolazione del Ministero dell'Istruzione sul territorio regionale, quindi lo rappresenta. E rappresenta quindi un collegamento funzionale tra le scuole e tra il Ministero stesso, sia per quanto riguarda le comunicazioni, sia per quanto riguarda quelle che sono le linee di indirizzo, le linee di promozione anche dell'innovazione che riguardano la normativa, la didattica. Quindi ha un controllo di monitoraggio sugli obiettivi educativi promossi dal Ministero, dissemina le politiche per gli studenti a livello regionale, fornisce consulenza tecnica per la progettazione e per l'innovazione alle scuole e agli attori locali e promuove lo sviluppo soprattutto delle reti di scuole, come è avvenuto all'interno di questo progetto, perché il ruolo dell'amministrazione scolastica sarà sempre più quello di regredire e di far emergere l'autonomia delle scuole che sappiano però porsi in modo da protagonisti, anche come in questo caso, come in questo progetto, come interlocutori in grado di cogliere le opportunità, mettere insieme competenze e anche ottenere le risorse. Si occupa tra l'altro di promuovere le politiche di reperimento dei fondi proprio per il progetto Erasmus Plus e si occupa anche dell'inclusione degli alunni disabili, degli alunni stranieri e di tutte quelle politiche che riguardano la partecipazione degli studenti. Ha funzione di interazione con la regione e con gli enti locali e si occupa anche dell'alternanza scuola-lavoro, di rapporti con l'alta formazione e con l'educazione degli adulti. Però, oltre a questa funzione di promozione, ha anche delle funzioni di controllo, di verifica, di vigilanza e di valutazione dell'implementazione dell'offerta formativa delle scuole. Allora, eventualmente tutte le informazioni poi le trovate sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale sul ruolo dell'istituzione in quanto tale. Guardiamo un po' il nostro coinvolgimento all'interno del progetto TEST. Diciamo che è stato naturale ed immediato proprio per le tematiche affrontate dal progetto. Infatti abbiamo visto, l'abbiamo già ripetuto diverse volte, che la finalità principale è proprio quella della promozione, dello sviluppo e della disseminazione di una metodologia innovativa per l'educazione scientifica per migliorare le competenze degli studenti. A noi interessa particolarmente questo aspetto sia della metodologia sia anche l'accento che il progetto ha posto proprio sul discorso che affronteremo un attimo dopo della competenza. E l'altra parte interessante è proprio quella di rafforzare le comunità, i gruppi di lavoro, le comunità di pratiche e la collaborazione tra enti diversi, insieme contestualmente all'utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare l'apprendimento e la formazione. E infatti appunto condividiamo, l'abbiamo già detto, questo discorso della finalità per migliorare la qualità dell'insegnamento, dell'apprendimento per fronteggiare i bisogni più vari, in particolar modo anche dell'utenza, dei ragazzi, anche delle scuole, di un neonato, in particolar modo in quella fascia delicata che spesso può essere anche destinata alla dispersione nel primo biennio della scuola superiore, perché spesso appunto ci troviamo di fronte a degli adolescenti che in crisi anche di identità possono mostrare difficoltà anche nella motivazione, nell'interesse, e quindi è molto importante implementare tutte quelle pratiche che riconducano a una didattica efficace, una didattica di qualità che in qualche modo capovolga i punti di vista. Quindi è importantissimo sperimentare una nuova metodologia basata proprio sullo sviluppo delle competenze di cittadinanza.
cittadinanza, che tra l'altro si ricollegano con le competenze di cittadinanza che noi nella nostra scuola italiana dobbiamo conseguire al termine della scuola secondaria di primo grado, che sarebbe la lower secondary school. Queste sono, diciamo, le competenze ora scritte in inglese, ma i nostri docenti le conoscono ormai, anche perché anche nella scuola superiore dobbiamo rilasciare nel secondo anno una certificazione di competenze che riguardano l'imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo indipendente e responsabile, risolvere problemi, trovare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare le informazioni. Chiaramente queste competenze di cittadinanza si legano immediatamente e nascono a quelle che sono le competenze chiave europee per l'apprendimento permanente, che riguardano tutti i paesi dell'Unione Europea. L'Italia l'ha declinata nelle competenze di base degli assi culturali, che ora non sto a illustrare perché oggi, diciamo, cerchiamo di trovare un linguaggio comune, poi sono tutti argomenti che verranno approfonditi negli incontri di formazione, quindi nelle competenze di base e nelle competenze, come abbiamo detto prima, di cittadinanza. Però il tutto nasce per noi dalle competenze per l'apprendimento permanente, e sono indispensabili per ogni individuo, per la promozione dell'inclusione, dell'occupazione, e sono interdipendenti l'una dall'altra. Quindi penso le conosciate già, ma noi in questo progetto in particolar modo interessano la competenza matematica, le competenze di base nelle scienze, nelle tecnologie, la competenza digitale e senz'altro l'imparare ad imparare, e anche le competenze sociali e civiche. Diciamo che sono tutte interdipendenti, chiaramente anche la competenza in lingua e nelle lingue straniere sono fortemente coinvolte. Possiamo dire che il progetto di per sé ci aiuta a sviluppare in tutti i partner coinvolti, in tutti i paesi, in tutte le scuole, indipendentemente anche dal sistema scolastico e da come declinino le competenze in programmi o in organizzazione, però ci permette a tutti quanti di raggiungere e di sviluppare i traguardi all'interno di queste competenze più generali. E lo stesso documento europeo ci dà la definizione di che cos'è una competenza, quindi una combinazione di saperi, abilità e attitudini appropriate al contesto per risolvere problemi, per affrontare situazioni reali. Ed è quello che va poi riportato nella didattica che vogliamo promuovere anche noi come ufficio scolastico regionale. Infatti noi ci rifacciamo quelle che sono le linee guida nazionali del curriculum scolastico, che all'interno delle quali è previsto delle famose indicazioni nazionali, noi le chiamiamo famose perché in questi ultimi anni se ne è parlato molto, anche se, diciamo, solo oggi con l'introduzione della sperimentazione, della valutazione delle competenze, ci si sta rendendo veramente conto della necessità di progettare il curriculum per competenze, perché fino ad ora avevamo, diciamo, in alcune scuole sono nati gruppi di lavoro per lo studio del curriculum, però la vera spendibilità del lavoro si ritrova quando tutto il curriculum è organizzato affinché poi si valuti in quella direzione, perché fino ad oggi magari si era provato a progettare per competenze, ma continuavamo a valutare attraverso i voti, e quindi c'era uno scollamento in questi due diversi momenti. Allora, andiamo un attimo avanti, quindi anche per capirci un attimino, ma comunque possiamo fare velocemente questo, e all'interno del piano dell'offerta formativa ogni istituzione scolastica può definire all'interno dei margini di flessibilità il proprio curriculum, che diventa in qualche modo identità della scuola all'interno dei traguardi di apprendimento, che sono poi definiti in obiettivi sempre dalle linee guida. E quindi il curriculum diventa espressione della libertà di insegnamento della scuola autonoma e allo stesso tempo esprime la scelta della comunità della scuola, identifica l'istituto. È una costruzione di un processo attraverso il quale poi si realizza l'innovazione e la ricerca. E qui c'è un'ulteriore definizione di curriculum, comunque noi servirà per capire che riguarda i bisogni della scuola, e quindi non è qualcosa di calato dall'alto, e lo capiamo meglio forse da queste successive slide.
per cui il curriculum si ricollega alle competenze, le competenze di base, le competenze di cittadinanza e al profilo dello studente che deve uscire alla fine del primo ciclo di istruzione, che ha tra l'altro in questo profilo previsto dalla nostra normativa rientrano perfettamente tutte le competenze chiave europee. La competenza si costruisce attraverso le discipline, attraverso i tratti personali dei soggetti e, come abbiamo visto anche prima, si costruisce di saperi, abilità e atteggiamenti, però riferiti a dei compiti autentici, riferiti a un contesto preciso. Ma quello che è importante è che si capovolge in qualche modo la logica della progettazione, mentre fino ad oggi noi parlavamo in Italia di programmi e quindi era una logica che partiva dai saperi accademici, dal sapere, dalle discipline, attraverso poi le discipline si estrapolavano i programmi e quindi la programmazione e di conseguenza l'apprendimento articolato sulla conoscenza delle discipline, con il concetto del curriculum per competenze il processo viene invertito, per cui si parte dal contesto, dai bisogni del contesto, dalla progettazione alle conoscenze e infine alle competenze. Le conoscenze diventano strumenti per arrivare alle competenze. Per costruire una competenza sono necessarie più discipline e più traguardi di apprendimento delle discipline. Oh, qui è sparito il disegno. Ah. E questo, diciamo, è l'iceberg delle competenze, è stato utilizzato da Castoldi ma anche da altri prima di lui, Spencer in particolare, dove ci dice appunto che la competenza, le skills, la conoscenza sono soltanto la punta dell'iceberg, perché alla base c'è tutto un insieme di motivazioni che fanno parte del soggetto, dell'immagine di sé, i tratti del proprio carattere, il ruolo sociale che si dà, che fungono da spinta a quelle che poi sono le competenze da mettere in situazione per la risoluzione dei problemi reali. Allora, va bene, questo è una slide che riguardava che cosa significa insegnare per competenze e in particolare non abusare della lezione frontale, la costruzione di problemi reali, la comunità di apprendimento, le attività stimolanti e dall'altra parte una documentazione continua di quello che si sta facendo. Ci sono state già delle precedenti esperienze da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale nel supportare la progettazione delle scuole per unità di competenza per il curriculum verticale ed è presente sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale nella sezione pubblicazioni di 2013. Questa è stata un'esperienza importante perché l'esperto esterno è stato sostituito da dei tutor interni, come si sta facendo proprio nel progetto test, che hanno in qualche modo implementato le proprie competenze facendo da tutor ai propri colleghi e attraverso una logica anche di rete di scuole. Si pone poi il problema della valutazione delle competenze, valutazione che è stata introdotta anche nel nostro ordinamento solo di recente, dalla circolare 3 di quest'anno, del anno 2015, e che in questo caso va vista in un'ottica soprattutto formativa, come processo di miglioramento, di potenziamento dell'apprendimento anche dello studente, oltre che di miglioramento della qualità della scuola. Chiaramente non è tutto così semplice, qui è molta teoria, ma ci sono esempi concreti di lavoro che è stato fatto. Quello che vogliamo magari trovare, quello che volevamo fare era mettere in evidenza alcuni concetti chiave che per noi saranno importanti da supportare nel progetto di formazione. È importante intanto semplicemente definire questo punto, che valutare le competenze è diverso dalla valutazione delle conoscenze, perché è un oggetto molto più complesso, per cui necessita di un processo a lungo termine che si realizza attraverso delle osservazioni sistematiche nelle varie situazioni. Per cui la valutazione delle competenze ha una funzione formativa che in qualche modo potenzia il processo di apprendimento.
E infine, appunto, riassumo brevemente quelle che saranno, oltre appunto questo lavoro che cercheremo di in qualche modo accompagnare, le varie funzioni che avrà l'Ufficio Scolastico Regionale all'interno del progetto. Quindi innanzitutto il supporto alla costruzione del curriculum verticale delle scuole che parteciperanno, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado. La valutazione delle competenze che scaturiranno dal metodo delle azioni del progetto, la collaborazione nella valutazione del materiale prodotto e dei risultati del progetto. Non saremo noi i valutatori, ma sicuramente potremo dare un contributo per la parte di nostra competenza. E anche tutta quella parte di supporto nell'organizzazione di eventi formativi o anche di disseminazione sia di materiali e di esperienze con le altre scuole della Toscana, ma anche di connessione e di comunicazione con il Ministero in modo da realizzare delle azioni di sistema. Quindi diciamo che proprio per la sua natura l'Ufficio Scolastico Regionale appunto può portare avanti questi impegni e massimizzare gli effetti dell'impatto. È un compito molto arduo, ci sono diversi obiettivi da portare avanti, ma diventa una sfida per tutti noi, interessante e stimolante, quindi ci diamo un bocca al lupo a tutti. Va bene? Grazie alla professoressa Bonelli che ci ha descritto l'importanza anche del sistema scolastico e tutto il supporto, e quindi cercheremo di mettere tutto a sistema e di creare tutte le sinergie possibili. Adesso concludiamo con l'ultima presentazione del dottor Norscia, il rappresentante della Timesis, che è in test, sarà l'agenzia esterna di valutazione. Buonasera a tutti. Allora, buonasera, io sarò molto breve, vista anche l'ora. Sì, io rappresento uno dei partner. Io e la mia collega Monia D'Amico, che è qui in sala, abbiamo preparato una breve presentazione giusto per spiegarvi il nostro ruolo, che è di nicchia nel progetto, perché noi ci occuperemo, come vedrete, della valutazione. Intendo valutazione del progetto, cioè di come va il progetto, visto che parliamo di diversi tipi di valutazione, di studenti, ecco, per non confondersi, si parla di valutazione del progetto. Allora, l'azienda è sul territorio pisano, è a San Giuliano Terme, e questa diapositiva è giusto per spiegarvi che noi, in quanto azienda, abbiamo le competenze per effettuare la valutazione. In particolare Timesis ha 25 anni di esperienza e si occupa più o meno e si è occupata di tutti gli aspetti del ciclo di gestione del progetto. La valutazione è proprio una delle fasi del ciclo di valutazione del progetto, anche se Timesis si è occupata sia del coordinamento, del monitoraggio e anche dell'implementazione tecnica nelle sue aree di competenza, che sono aree inerenti all'agronomia, alle scienze del suolo, forestazione e comunque geologia e questo settore, diciamo, tecnico-scientifico. Quindi su diversi programmi abbiamo lavorato, non io personalmente ovviamente, ma i miei colleghi di Timesis, per esempio EuropeAid, nel programma Food Security, per quanto riguarda l'istruzione universitaria, EduLink, per quanto riguarda il turismo, recentemente abbiamo vinto un bando sul COSME, e anche all'interno anche se con un ruolo anche lì di nicchia, comunque dell'Horizon 2020. In più, una grossa parte del lavoro di Timesis è il monitoraggio di progetti in un filone, diciamo, di finanziamento della Comunità Europea che si chiama LIFE, LIFE Plus prima, LIFE ora, che si occupa di progetti di conservazione della natura, e quindi in particolare io faccio il monitoraggio
per la gran parte del mio lavoro è il monitoraggio dei progetti Life Natura e poi Life Ambiente e Informazione, quindi sono progetti che si occupano proprio di tematiche di tipo ambientale. Per quanto riguarda me, io di formazione sono biologo, ho lavorato per anni anche col Museo di Storia Naturale di Calci facendo i laboratori, forse qualcuno si ricorderà, facendo i laboratori dai bambini dai 3 anni fino alle superiori, quindi circa 18 anni, ed è così che siamo finiti di fatto dentro il progetto. Il nostro ruolo, vi dicevo, è la valutazione. La valutazione è una disciplina abbastanza recente, però è proprio una disciplina. Non è che si parla di valutazione così a caso, anzi ci sono diversi approcci valutativi e hanno già scritto anche libri e libri su questa tematica. Noi, giusto per spiegarvi, andremo a valutare, il progetto è di 3 anni, quindi è relativamente breve, andremo a valutare i 5 aspetti di base che ogni valutazione deve verificare, che sono la rilevanza, cioè la pertinenza, meglio, del progetto con che cosa? La pertinenza con gli obiettivi che il progetto si è prefisso, ma anche con, per esempio, le politiche che ci sono a livello regionale, a livello nazionale e anche a livello europeo. Quindi, come avete visto, si parte avvantaggiati perché il progetto si inquadra molto bene nelle politiche nazionali e anche in quelle europee. Andremo a valutare l'efficienza. L'efficienza ci dice praticamente se il progetto riesce alla fine ad implementare in maniera corretta le azioni che deve svolgere per raggiungere i propri obiettivi, per raggiungere soprattutto i propri risultati. L'efficacia va a valutare se il progetto nei tempi previsti fondamentalmente e con il budget previsto riesce a fare quello che deve fare o addirittura riesce a fare di più, quindi riesce a ottimizzare le risorse e con quelle risorse di tempo, di denaro, ma anche di staff, di persone che ci lavorano, riesce a fare, a raggiungere risultati o magari anche a dare qualche valore aggiunto. E ci sono già degli elementi per dire che probabilmente ci saranno dei grossi valori aggiunti su questo progetto. Perché ci sarà tutta una parte che probabilmente le scuole con risorse proprie faranno per verificare se gli insegnanti effettivamente hanno acquisito anche loro la competenza di applicare questo metodo di insegnamento. L'impatto non riusciremo ad andarlo a vedere appieno, perché l'impatto per definizione si misura diversi anni dopo rispetto alla fine del progetto e dovrebbe andare a vedere se c'è un cambiamento comportamentale all'interno della categoria a cui si rivolge il progetto. Quindi dovremmo capire se negli anni, se anche per esempio insegnanti che non erano direttamente coinvolti all'interno del progetto, attraverso la rete dei colleghi, spontaneamente e volontariamente decide di applicare il metodo che il progetto propone. E anche negli anni si dovrà andare a vedere se il metodo poi proposto viene proposto in maniera efficace, quindi effettivamente porta a un miglioramento delle competenze. Questo è l'impatto, però noi quello che potremo valutare è se ci sono i presupposti per arrivare ad un impatto nel futuro. E infine la sostenibilità. La sostenibilità è il concetto chiave di tutti i progetti europei, ma anche di altri finanziatori, cioè quello che può essere portato avanti dopo il progetto, le attività che possono essere portate avanti una volta che il progetto è finito e quindi si chiudono i cordoni del portafoglio, in questo caso della Commissione europea, quale parte riescono le scuole, i soggetti coinvolti a portare avanti in maniera autonoma, quindi quella parte del progetto che potrà continuare dopo la fine del progetto stesso. Poi ci sono anche dei criteri di valutazione trasversali. A noi ci interessano in particolare due. Una è quella che in inglese si chiama ownership, cioè l'appartenenza, ovvero gli insegnanti in questo caso non dovranno sentire imposta la metodologia o l'applicazione, dovranno sentirsi parte in causa e quindi deciderlo attivamente. Quindi è con loro che si suppone che il progetto poi modulerà il sistema e la metodologia.
quindi l'appartenenza, ma anche c'è la questione che difficilmente si può evitare, che è la questione di genere, che ora è vero che nelle scuole c'è una prevalenza femminile, quindi sulla questione di genere non dovremmo avere problemi, ma la questione di genere, le indicazioni di valutazione proprio più recenti anche della Commissione vuole che sia trattata anche proprio come un elemento a sé di valutazione, non all'interno di altri criteri, ma a sé. Ma l'equità anche, per esempio, rispetto alle minoranze, quindi, per esempio, se si considerano studenti, ma perché no, anche docenti con disabilità. Questo si potrà verificare. Quindi i 5 criteri non sono scelti a caso, corrispondono a quello che è normalmente lo schema logico del progetto, cioè il progetto viene normalmente disegnato seguendo uno schema logico che va normalmente dalle problematiche e le attività fino al risultato e poi agli obiettivi, quindi le attività vanno a contribuire ai risultati, che vanno a contribuire all'obiettivo specifico del progetto, che contribuisce a un obiettivo globale, che in questo caso per noi è appunto la trasmissione, cioè non la trasmissione, ma l'apprendimento delle competenze, quello globale. Quindi questa è la logica progettuale, e ad ogni passo della logica progettuale corrisponde uno dei criteri che vi ho detto sopra. Quindi, in pratica, cosa andremo a fare? A noi dovremo preparare una matrice di valutazione dove faremo delle domande. La matrice non avrà più di 10 domande. Ogni domanda deve andare a rispondere, deve essere tarata per un criterio. Quindi io mi andrò a domandare determinate cose, per esempio il progetto è in linea con gli obiettivi, le politiche nazionali riguardo al, non so, al curriculum scolastico, eccetera. Per ogni domanda io mi andrò a verificare quali sono, cioè dovremmo determinare quali sono le fonti che noi possiamo utilizzare per tirare fuori l'informazione. Possono essere documenti, interviste, formali, informali, focus group, quello che penseremo, anche concordandolo con i partner, possa essere più opportuno. E poi andremo a definire quale può essere il campione da considerare e soprattutto quali indicatori potremmo utilizzare. Una parte degli indicatori sono già nella proposta progettuale, soprattutto per l'efficienza, ma noi andremo a verificare, a fare questa matrice. La matrice per definizione non è statica, cioè noi potremmo accorgerci in corso d'opera che va cambiata, è quella che si chiama teoria del cambiamento. In 3 anni si spera che non cambi molto, però potremmo dover fare degli aggiustamenti in corso d'opera. Andremo quindi a raccogliere questi dati, prepareremo una prima relazione intermedia che ci servirà per capire se quello che stiamo facendo ha senso, se la matrice che abbiamo fatto è corretta, e anche servirà per guidare o per poter eventualmente dare dei suggerimenti ai partner su magari della documentazione o degli aspetti che non sono stati considerati ma che invece sono importanti per capire se il progetto sta arrivando ai risultati, perché se il progetto non arriva ai risultati i soldi sono stati buttati via, e questo la Commissione, come qualunque altro finanziatore, non lo vuole mai. Quindi consegneremo la prima relazione e poi faremo un secondo round di raccolta dati, e poi prepareremo alla fine quello che è proprio il prodotto, quello sostanzioso, che è il rapporto finale. Lo faremo in italiano perché comunque noi siamo sul territorio italiano e quindi qui ci rivolgiamo agli insegnanti italiani, e dovremo fare la restituzione, quella che si chiama restituzione in italiano, e lo faremo anche in inglese perché ci sono anche dei partner stranieri, e quindi consegneremo questo rapporto che poi vi presenteremo probabilmente, anzi sicuramente, nell'evento finale. Ecco, io ho finito, basta, se ci sono domande ditemelo. Sì. Grazie al dottor Norcia per la chiarezza. Volevo sapere se qualcuno ha delle domande sul progetto.
Ho sforato di un quarto d'ora, ma abbiamo iniziato mezz'ora dopo, quindi siamo, fra virgolette, in anticipo. Vorrei un attimino, per favore, Vanna Serani qui. Perché... Tutti mi conoscete. Sì, la conoscete tutti, però sì, così, tutti. Così sei nella ripresa e, chi vedrà il podcast ti vedrà. E concludo. Vuoi dire qualcosa? No, io volevo dire solo grazie della vostra presenza. Sarà un impegno veramente grosso che ci coinvolgerà per 3 anni, però io sono ottimista nei risultati. Le cose si faranno lentamente, l'importante è arrivare agli obiettivi che già avevamo prefissato nelle attività precedenti. Qui sarà una cosa molto più interessante perché già avete sentito degli input da parte dei colleghi Francese e di Patrasso, per cui ci sarà veramente una collaborazione e forse avremo l'opportunità di avere cose veramente nuove. Perché io ho già sentito anche nelle riunioni di ieri delle cose veramente interessanti a livello di scuole primarie e di scuole materne, che forse in Italia siamo ancora un pochino più, diciamo, all'inizio rispetto invece ai nostri colleghi. Sicuramente verranno fuori dei risultati buoni, diciamo. Buon lavoro a tutti. Poi manderemo poi adesso dei report per dirvi tutte le organizzazioni, perché penso che sarete coinvolti verso primavera. Cosa vi prego? Mandatemi i dati che vi ho chiesto per poter organizzare, perché in Italia siete 55 classi e non siete poche. Quindi devo organizzare abbastanza bene. Buon lavoro a tutti e grazie della vostra presenza. Credo che ci sia qualcosa poi che ci aspetta. Vi ringrazio tutti, come avete visto c'è un piccolo rinfresco e un caffè da bere insieme con cui ci scambieremo le nostre impressioni, le nostre prime impressioni, poi avremo modo in questi 3 anni di frequentarci e di scambiarcele ancora più frequentemente. E poi saremo ripagate dal sorriso dei nostri alunni quando, imparando le scienze come Alice nel Paese delle Meraviglie, rimarranno sbalorditi da un certo fenomeno e riusciranno a trovare le domande alle loro risposte. Grazie.